Mister, una perla di Andrea Russotto ha regalato i 3 punti al termine di una partita importante del Catanzaro. È stata anche una liberazione per Cozza, che ha sofferto tanto in panchina. Ma sofferto in panchina tanto? No, si soffriva perché non si riusciva a sbloccare la partita. Fatto un gol su punizione, sono contento perché finalmente ho visto un gol su un calcio piazzato dopo 1 anno e mezzo, quindi sono contento perché ha portato a casa 3 punti importanti. L'avevo detto anche in settimana che la partita si poteva sbloccare su un calcio piazzato o una giocata del singolo, così è stato, e sono contento che l'episodio è stato a favore nostro. Aveva detto che questa era aperto un po' un crocevia per il futuro del Catanzaro in questa stagione, ecco, ora con i 3 punti può alzare l'asticella delle ambizioni sue e del Catanzaro. Andiamo partita dopo partita, l'obiettivo nostro, come ho già detto, è la salvezza, però possiamo raggiungere qualcos'altro. Però ora ci prepariamo per domenica a Frosinone, e dopo Frosinone si può guardare la classifica diversamente. Lei non parlava mai dei singoli, mister, però ecco, è giusto elogiare anche il gruppo. Però Ronaldo e Sirignano hanno delle prestazioni veramente importanti e meritano anche di essere sottolineate dal mister Cozz. Non è che meritano di essere sottolineato, fanno parte di un gruppo importante, di un gruppo dove lavora bene, dove tutta la rosa li mette a disposizione per fare bene, i meriti vanno a tutti. Poi se qualcuno si distingue rispetto agli altri, bene, però l'obiettivo primario è quello che il gruppo faccia lavorare tutti bene, e lavorano tutti bene, e questa è la soddisfazione più bella. Intanto neanche il tempo di gioire, c'è da preparare una difficile trasferta, quella al Matusa di Frosinone. Partita difficile come tutte le altre, siamo consapevoli che ce la possiamo giocare alla pari, andremo lì a fare una battaglia come abbiamo fatto a Nocera, con l'augurio di portare a casa punti importanti per la classifica. E un augurio va anche a mister D'Urso, diventato papà di Giada. Sì, così finalmente inizia a capire cosa vuol dire essere papà. Ora ogni partita è ancora più importante.